Buonasera a tutti, proseguono questa sera il concerto in streaming della rassegna Musica intorno al fiume, 18ª edizione, organizzata dall'Associazione Salassi. Questa modalità in streaming ci permette di continuare i nostri appuntamenti anche durante questo difficile periodo che stiamo attraversando a causa dell'emergenza Covid. Il concerto di questa sera si terrà presso la chiesa di San Rocco di Goretto, dove potremo ascoltare il soprano Ania Mantelli, affiancato all'organo da Simone Serra. Lo strumento che andremo ad ascoltare questa sera fu costruito da organaro tedesco August Gern attorno al 1870. Questo organaro fu allievo a Parigi del celebre Cavaillé, ma lavorò poi molto anche in Inghilterra, dove appunto costruì questo strumento che originariamente fu installato in un castello, precisamente a Holton Park, vicino ad Oxford. Dopo diverse vicende, nel 2015 lo strumento fu donato all'Associazione Salassi da Giuseppina Merte Pedrini, in memoria del marito Mario e del padre Ferruccio Pedrini, fondatore della omonima casa organaria. L'installazione qui in questa chiesa fu poi curata da Marco Fracassi, che desideriamo ringraziare. E lo strumento è stato appunto donato all'Associazione Salassi, che in accordo con la parrocchia di Goretto lo ha installato qui nella chiesa di San Rocco, che è proprio adiacente alla nostra sede istituzionale. Come vi ho detto, questa sera avremo l'occasione di sentire uno strumento direi unico nel suo genere, sia perché è una scuola organaria diversa, quella diciamo, italiana tipica che siamo soliti ascoltare nei nostri territori, ma anche perché fu originariamente concepito per una residenza privata piuttosto che per una chiesa. Prima di iniziare il concerto desidero ringraziare il Comune di Goretto, in particolare il sindaco Matteo De Nassi, per aver sponsorizzato questa iniziativa, e la parrocchia di Goretto con il nuovo parroco Don Giancarlo Minotta, che ci ospita questa sera. Grazie per la partecipazione e buon ascolto. Vorrei ringraziare l'Associazione Salassi e in particolare l'amico Federico Terenziani per il lavoro che stanno facendo. Il Covid non è la fine di tutto, è una modalità diversa che finirà e dobbiamo essere pronti al dopo. Queste iniziative, questa cura, questo impegno ci aiutano a ricordare davvero che non finisce il mondo con l'epidemia, ma avanza e c'è una proposta che continua. Dobbiamo essere pronti per il dopo e davvero grazie a chi si impegna perché il dopo sia già da adesso. Quindi ricordando a tutti l'importanza della musica, dell'arte, perché la musica è vita e è linfa vitale proprio per il nostro corpo e per le nostre anime, ringrazio chi si occupa di queste iniziative e lo fa con passione, con amore, perché davvero ci aiuta a superare questi momenti difficili. Il nostro Natale, anche grazie a questo, sarà un po' più lieto. Buon lavoro a tutti e buon ascolto. Thank you.
Grazie.